Sentirsi napoletano è una cosa abbastanza particolare. Con una cerimonia pubblica nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, il regista e scrittore Ferzan Ospetek ha ricevuto oggi la cittadinanza napoletana, consegnata dal sindaco e approvata dalla giunta comunale su sollecitazione di un gruppo di intellettuali e uomini di cultura della città. Perché tutti mi dicevano: fai un film su Napoli, fai una cosa su Napoli. Io dicevo: ma in questa città ci sono dei registi che io amo tanto, tipo Mario Martone, Sorrentino, ci sono tanti registi napoletani che loro potrebbero fare i film su Napoli, non io che non conosco Napoli. Invece durante le prove della Traviata è cominciato ad andare nelle case, invitato di qua e di là, e ho conosciuto la Napoli che mi ha colpito tantissimo. È una città che ti prende, insomma, non puoi, se tu, lo dico sempre alle persone che vengono a Napoli, sia amici americani o francesi o turchi, dico: se state 2 o 3 giorni a Napoli, girate a Napoli, vedete le cose, non c'è scampo. Nato a Istanbul, Ospetek si è formato in Italia al teatro e al cinema. La sua prima esperienza come aiuto regista nel 1981 con Massimo Troisi per il film Scusate il ritardo. Nel 2017 dirige Napoli Velata, magnifico affresco della città contemporanea e del suo intricato rapporto coi rituali viventi della tradizione. Napoli sa ispirare perché ha una storia universale, perché questa nostra città consente di raccontare vicende che, come sempre, hanno un valore universale. Direi che parlare di Napoli, parlare a Napoli, continua a voler significare parlare al mondo e parlare soprattutto dei grandi valori dell'umanità. L'arte non è qualcosa che pacifica, è inquietudine che serve a rifondarlo il mondo in nome di grandi principi e di grandi valori che sono contenuti nella parola cittadinanza. Per il Teatro San Carlo di Napoli, Ospetek ha firmato la regia della Traviata. Sarà anche regista della prossima Madama Butterfly, che debutterà a fine maggio. Sono molto contento perché ho sempre stimato, molto prima che facessi il sindaco, Ferzan Ospetek, un uomo del Mediterraneo, un turco napoletano, potremmo dire, persona molto sensibile, che si è calata con molto rispetto e attenzione nel corpo della nostra città, l'ha saputa interpretare. Anche nei prossimi giorni ci sarà Madame Butterfly al Teatro San Carlo, con Napoli Velata, ha vinto diversi premi. E poi questa cittadinanza onoraria serve a rafforzare l'idea di potenza mediterranea di Napoli nel mondo, di una città che vuole unire le popoli diversi, che ama il confronto, il dialogo, come Ospetek ha raccontato nel suo cinema, nei suoi testi letterari, nel teatro. Quindi è, penso, un'ambasciatura importante di Napoli nel mondo in generale, ma soprattutto da oggi con il conferimento della cittadinanza onoraria.